Buongiorno, buongiorno gente, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi vi parlo di MotoGP e dei dispositivi presenti su queste ultime. L'avete visto? Ve lo faccio rivedere. Avete notato come il posteriore si sia abbassato? Questo dispositivo viene chiamato Hole Shot, il quale, come avete visto, serve ad abbassare il posteriore della moto. E così facendo si abbassa anche il baricentro. Ed un baricentro più basso serve per limitare le impennate in partenza. Ducati è stata la prima ad introdurla sul posteriore, mentre altri team, come l'Aprilia, inizialmente inserirono un sistema simile ma che funzionasse sulle forcelle anteriori. Un po' come accade in motocross da decenni. Un semplice sistema che per attivarlo basta comprimere la forcella fino a un determinato punto, ecco perché a volte vediamo i piloti di MotoGP fare delle frenate molto forti prima di posizionarsi in griglia, proprio per abbassare la forcella, premere una leva che blocca la forcella anteriore in una determinata posizione, quindi leggermente più caricata rispetto alla norma. Questo sistema si occuperà di tenere la sospensione anteriore bloccata e abbassata fino alla prima staccata, momento in cui il sistema meccanico in automatico viene rilasciato e quindi le forcelle sono libere di lavorare come al solito. Una soluzione, quella di Aprilia, sicuramente di più facile realizzazione e con risultati molto simili a quelli Ducati. Ma quando Ducati ha presentato questa innovazione, ha dimenticato di dire che questo sistema non era utile soltanto in partenza. Prima però vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Basta cliccare sul pulsantino in rosso a destra. Fatto? Ok, continuiamo. Nel 2002 la Ducati depositò un brevetto nel quale veniva esposto un dispositivo molto simile a quello che stiamo vedendo adesso dell'Allshot, che però funzionava solamente in frenata, nel quale venivano utilizzati dei sensori sul gas e sulla forcella anteriore per dire alla centralina il momento in cui la moto appunto andava a frenare. E tramite degli attuatori idraulici e un sistema di leveraggi, la moto avrebbe abbassato il forcellone, limitando così il sollevamento della ruota posteriore in staccate al limite. Idea poi abbandonata perché tutto il sistema aveva bisogno di molta energia elettrica per funzionare, oltre a molto spazio per gli attuatori che all'epoca erano piuttosto ingombranti. Torniamo ai giorni nostri, 2018 circa, quando l'ormai noto ingegner Gigi Dall'Igna Ducati riprese in mano il progetto per applicarlo sulle MotoGP. Come possiamo notare dalle clip di inizio video, quando il sistema viene azionato, il posteriore della moto si abbassa. Abbassa il baricentro e limita quindi il sollevamento della ruota posteriore. E qua vi starete chiedendo, ma non basta l'elettronica dell'anti-wheelie per evitare l'impennata? Per chi non lo sapesse, l'anti-wheelie è quel sistema elettronico che evita o limita l'impennata togliendo potenza al motore. Ma ci torniamo tra un attimo. Come dicevo poc'anzi, il sistema non utilizza sensori, poiché il regolamento MotoGP non permette automatismi del genere. Quindi deve essere il pilota stesso che tramite un controller o una leva deve azionarlo. Ed è qui che viene fuori la superiorità del sistema Ducati, perché sempre il buon ingegnere Dall'Igna, utilizzando lo stesso meccanismo idraulico utilizzato per l'Allshot, ha introdotto il cosiddetto Ride Height Device, letteralmente correttore d'assetto. Sistema che funziona al pari dell'Allshot, ma che viene utilizzato in uscita di curva, preferibilmente in uscita di curve magari molto lente, seguite da lunghi rettilinei, come ad esempio l'ultima curva di Valencia. Quindi i piloti possono utilizzare questo sistema quando si va a richiedere molta potenza alla moto, ma si è ancora leggermente piegati, quindi il grip non è massimo, e normalmente in questi casi interverrebbe l'elettronica, tagliando potenza al motore per evitare impennate o perdite di aderenza sulla ruota posteriore, mentre utilizzando il sistema Ride Height, il posteriore viene caricato poco prima della riapertura del gas, sempre con una leva azionata dal pilota, dando più trazione alla ruota posteriore, abbassando il baricentro, come per la partenza, si limita l'impennata. Quindi, in soldoni, l'elettronica interverrà più tardi, riuscendo così a scaricare a terra più potenza e
più in anticipo. E se pensate sia tutto, vi sbagliate di grosso. Questo dispositivo può essere utilizzato anche nei lunghi rettilinei, poiché i dispositivi aerodinamici mobili, che aumentano il carico aerodinamico in curva e lo diminuiscono nei rettilinei, sono vietati in MotoGP, ma nessuno vieta di modificare l'altezza della moto, perché abbassare di qualche millimetro la moto sicuramente aiuta ad avere una maggior penetrazione aerodinamica. In parole povere, si ha una velocità di punta superiore. Come potete vedere dalle immagini, dopo che la Ducati ha introdotto questo sistema, tutti gli altri team hanno seguito a ruota. Ma non è la prima volta che nella classe regina si utilizzano soluzioni simili per modificare l'assetto della moto. Negli anni 80 la Elf Honda GP500 utilizzava una barra di che collegava la sospensione anteriore con quella posteriore. Così facendo, quando si dava gas e l'ammortizzatore posteriore si abbassava, comandava la forcella anteriore a fare lo stesso. Una bella soluzione che però si rivelò totalmente inutile, dato che i piloti che la provarono dissero che sembrava di stare a guidare una sedia a dondolo. Un'altra soluzione, ormai vecchia, tra virgolette, è quella dell'albero controrotante. Ma di preciso, cosa significa? In quasi tutte le moto stradali moderne, il senso di rotazione dell'albero motore è anteriore, o per renderla più semplice, se guardassimo la moto dal lato sinistro, gira in senso antiorario, seguendo lo stesso senso di rotazione di gomme, cerchi e dischi. Ed ho puntualizzato questi tre elementi perché tutti e tre, singolarmente, contribuiscono all'effetto giroscopico. L'effetto giroscopico è quel fenomeno per cui se io dovessi prendere una trottola e cerco di tenerla bilanciata da ferma sul tavolo, lei cadrà subito. Se invece la faccio ruotare su se stessa, riuscirà a rimanere perfettamente in equilibrio nonostante si trovi in movimento. Anzi, è proprio grazie a questo movimento che lei riesce ad acquisire questo equilibrio. Per una spiegazione più approfondita, vi consiglio magari qualche link giù in descrizione. Tornando a noi, ecco perché vi dicevo che cerchi, dischi e gomme contribuiscono all'effetto giroscopico, che è anche lo stesso effetto che ci permette di avere l'equilibrio sulla moto ad alte velocità o comunque mentre stiamo andando, piuttosto che da fermi o molto molto lenti. Anche se in realtà, anche da fermi, abbiamo un qualcosa che contribuisce a questo effetto giroscopico ed è appunto l'albero motore, che come dicevo poc'anzi, in quasi tutte le moto stradali gira in senso antiorario, sempre guardandola da sinistra. Ed ecco perché, se a moto ferma noi provassimo a dare gas, noteremo che la forcella anteriore tenderà a sollevarsi, mentre il posteriore tenderà ad abbassarsi. Questo proprio in virtù del movimento e del senso di rotazione che ha l'albero motore. È l'albero motore che gira nello stesso verso delle ruote, riassumiamo semplicemente dicendo ruote, contribuisce ad avere una maggiore stabilità sulla moto. In MotoGP invece si preferisce agire diversamente. L'albero motore gira al contrario o all'indietro, o sempre guardandola dal lato sinistro, l'albero motore girerà in senso orario, quindi nel senso di rotazione opposto alle ruote. Questo va ad elidere una parte di quell'effetto giroscopico dato da cerchi, dischi e gomme, ed il risultato è una moto che tenderà ad essere molto più agile in inserimento, percorrenza, uscita di curva e nei repentini cambi di direzione. E soprattutto questo effetto, a differenza delle moto stradali, dando gas da fermi, tenderà a far abbassare la forcella anteriore e alzare il posteriore, ed anche questo contribuisce ad evitare o comunque a limitare le impennate e a limitare anche l'utilizzo dell'elettronica, perché vi ricordo, come detto prima, l'elettronica per evitare un'impennata deve tagliare potenza, quindi deve togliere potenza, mentre questo sistema lo fa in maniera meccanica senza togliere nessun tipo di potenza. Allora vi starete chiedendo perché questa soluzione non viene utilizzata anche sulle moto stradali. Presto detto, far ruotare il motore nel senso opposto a quello di rotazione delle ruote, del senso di marcia, necessita l'utilizzo di ingranaggi aggiuntivi che invertano il senso di rotazione dell'albero motore prima che questo moto arrivi alle ruote, altrimenti la moto andrebbe solo in retromarcia. Quindi, con costi più elevati per il cliente, oltre ad esserci un piccolo
dai 3 ai 5 cavalli, assorbimento di potenza dato proprio dagli ingranaggi aggiuntivi che devono essere mossi. Eccezione fatta però per tutte le Ducati V4, V4, V4S, V4R, anche la Street Fighter V4 e tutte le F3 di MV Agusta, che invece utilizzano questa soluzione anche sulle loro motostradali. Insomma, come accade anche per la Formula 1, tutte queste innovazioni non possono che giovare per l'avanzamento tecnologico. E mi chiedo, voi che cosa ne pensate di tutte queste nuove tecnologie utilizzate? Aumentano lo spettacolo o no? Fanno bene anche al mercato stradale o meno? Ditemi la vostra nei commenti e vi ricordo di seguirmi su Instagram e di lasciare un like se il video vi è piaciuto. E noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ah, dimenticavo, ti sei iscritto al canale? Chiedo, ciao.